Nel 1967 tutte le grandi industrie automobilistiche del mondo cercavano il modo di inventare il tergicristalli a intermittenza. Ci riuscì. Ehi papà! Mamma vuole sapere dov'è il frullatore! È qui sotto! Lo sta smontando! Un professore universitario di Detroit. Uno, due, tre, vai! Due, tre! Vivo! 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 Ford è molto interessato. Però, la Ford... Sei pronto? Ehi, ma dove va? Bob ci tiene molto alla riservatezza. Vai, azionalo! Va molto bene, Bob. Va molto, molto bene. Bob, il vincitore della gara per il tergicristallo, ci dovrà fornire una unità funzionante. Capisco che io avrò bisogno delle vostre auto per il mio tergicristallo. Si sono tirati indietro. Chi si è tirato indietro? La Ford. Indietro? Hanno il prototipo. Lo so. Vi presentiamo la più bella Ford Mustang e il nuovissimo tergicristallo elettronico a intermittenza. Facciamo un bel applauso! Quello è il mio progetto. Signore, per favore, da questa parte. Quelli ci hanno derubati. Hanno detto che sta andando bene. Devi guardare freddamente la realtà, devi capire con chi hai a che fare. È solo un tergicristallo. Lo è per te, forse. Per me è la Mona Lisa. Citare una delle industrie più potenti del mondo non è una cosa da prendere alla leggera. Where are you going? Perché avrà lottato contro una corporation che non conosce il significato degli anni o del denaro. Si tratta di giusto e di sbagliato, e tu lo sai. Lo farò da solo. Frequentare la biblioteca di legge non farà di lei un avvocato. Kearns contro la Ford Motor Company, inizio 14 agosto. So che si rappresenterà da solo. E mio figlio Dennis sarà qui per aiutarmi. È come ha detto lui, loro hanno tutto il tempo, noi no. Tu ti stai tirando indietro. Sono qui per offrire a tutta la famiglia 30 milioni di dollari. Ammettono che l'invenzione era mia. No, non farlo, papà. Potrebbe ritrovarsi le tasche vuote. Mi chiedo che cosa porti un uomo ad avere successo. Il cervello, il talento. Certo, ci sono tanti uomini di talento che non hanno successo.